Via libera in CDM, il nuovo piano dei vaccini sarà obbligatorio per poter accedere al sistema scolastico dalla nascita ai 6 anni, il parere di una costituzionalista. L'aggressione all'interno della stazione centrale di Milano ha visto il coinvolgimento di 2 militari del reggimento Ariete di Pordenone feriti in maniera leggera. Non potranno più usufruire dei servizi del CAR ai 26 ospiti che hanno dato vita ad una maxi rissa tra martedì e mercoledì, potenziati i presidi. Allenamento del venerdì per l'Udinese che in vista della Sampdoria deve fronteggiare le assenze ormai quasi certe di Widmer e Perizza. Jacob Jankto fa il punto sulla sua prima stagione in Serie A, già pregusta la prossima annata tutta in bianconero. Buonasera, benvenuti all'appuntamento serale con l'informazione di Udinese TV. Abbiamo sentito i titoli, torneremo subito su tutte le novità della giornata, ma intanto le ultime notizie in casa Udinese per questo finale di stagione. La linea quindi passa ad Alice Mattelloni. Buonasera Alice. Buonasera Valentina, buonasera a tutti gli amici da casa. Venerdì quest'oggi di allenamento per l'Udinese di Gigi Del Neri che si avvicina allo scontro diretto per il 10° posto contro la Sampdoria. Continuano le assenze di Sylvain Widmer e di Stipe Perizza e quindi vediamo quali potranno essere le possibili alternative nel giorno del match. Venerdì di allenamento per l'Udinese di Gigi Del Neri e sul campo 4 del centro sportivo Dino Bruseschi, al riparo anche un po' dagli occhi indiscreti per la fase tattica e per le prove proprio delle metodologie, delle tattiche da opporre alla Sampdoria di Giampaolo. Ovviamente dal punto di vista della classifica non ci sono obiettivi pressanti, ma i bianconeri vogliono assolutamente il 10° posto, perciò è quasi una sorta di finale contro i blu cerchiati. Un allenamento molto intenso, abbiamo ripreso soprattutto la fase di riscaldamento con Torello ed esercizi a tema ed alcune navette. Gli assenti non erano molti, si parte da un'assenza ormai certa, quella del terzo portiere Samuele Perisan, partito con l'Under 20 azzurra per la Corea, dove domenica ci sarà l'esordio contro l'Uruguay. Mancava anche Sylvain Widmer e Stipe Perizza, non sono una novità all'ordine del giorno perché praticamente tutta la settimana che non si allenano, le speranze di vederli in campo sono sempre più sottili, praticamente certo il no di Stipe Perizza diventa molto concreto anche il forfè dello svizzero, vedremo se per sostituirlo Del Neri sceglierà Ertò, come visto in amichevole, o magari anche Gabriel Silva. È un ballottaggio molto aperto, mancava ovviamente anche Fofana, lungo De Gente che continua il lavoro differenziato, si è riunito al gruppo invece Faraoni che in ottica di terzino destro potrebbe essere una soluzione, ma rimane nel campo delle ipotesi molto improbabili. Per il resto l'assenza di Perizza spiana la strada a Cyril Terron, altra maglia da titolare, in coppia con Duvan Zapata. Vedremo appunto anche se De Paul confermerà quanto di buono fatto vedere nell'amichevole con 2 gol e tante bellissime giocate proprio contro la Sampdoria nella penultima partita del campionato, ma soprattutto nell'ultima casalinga. L'Udinese vuole vincere e regalare un bel sorriso a tutti i tifosi bianconeri. E uno dei giocatori che nel corso della stagione ha dimostrato maggiori qualità e anche grandi sorprese è stato Jacob Jankto. E allora noi quest'oggi l'abbiamo intervistato e sono stati tanti gli argomenti che abbiamo toccato nell'intervista. Sentite. Cuba, siamo arrivati al termine della stagione, una stagione positiva. Che voto dai proprio al tuo anno, il primo anno in Serie A? Un voto alto, diciamo, perché anche a livello di personale, anche a livello di squadra penso che abbiamo fatto una bella stagione. Sicuramente mancano ancora 2 partite, quello che vogliamo vincere sicuramente per raggiungere l'obiettivo che vuol dire 10° posto. Però adesso concentriamo per queste 2 partite, peccato che abbiamo perso in Crotone, però lì io sapevo che sarà una partita difficile perché conosco molto bene Serie B e sapevo che loro hanno giocato per tutta la vita e se loro non vincevano sono già retrocessi. Quindi peccato per questa sconfitta, però magari questa partita sarà ancora più importante perché è contro la Samp che adesso sta in 10° posto. 2 vittorie per il 10° posto, i conti si fanno facile, ma comunque la Sampdoria nasconde tante insidie. Sì, anche Sampdoria viene sicuramente con questo pensiero che sicuramente non deve perdere per mantenere 10° posto. Secondo me sarà una partita aperta, attaccano tutte le 2 squadre e può essere una bella partita. Tra l'altro è un Udinese che si proietta al futuro con tanti rinnovi, il tuo, ma poi Fofana, Scuffet, tanti giovani, adesso sta esplodendo Balic, ci sono le basi per un bel futuro per l'Udinese.
Sì, sicuramente io sono contento per tutti questi ragazzi perché siamo un gruppo molto giovane. Queste conferme significano che la società vuole mantenere tutti questi giocatori per il prossimo anno, quindi penso che stiamo facendo bene, vediamo il prossimo anno. Pronti a salutare alla grande i tifosi che comunque vi sono sempre stati vicini. Sì, ho sentito che vengono tanta gente per questa partita, quasi 20.000 magari, anche un po' più sopra, quindi vogliamo chiudere bene questa stagione davanti al nostro pubblico. Sei tra i nominati per il miglior giovane al gala che ci sarà dell'Udinese, sei contento? Sì, sicuramente sono contento perché questa è una bellissima cosa. E come avete sentito, fra le parole di Yangto, anche un personale parere sulla prossima gara e quindi approfondiamo quella che sarà la nostra prossima avversaria, la Sampdoria. Lo scatto finale dell'Udinese verso il decimo posto inizia da una gara decisiva, quindi quasi uno scontro diretto contro quella che si può tranquillamente definire la Samp degli ex, bloccata magistralmente all'andata sullo 0-0 dall'ottimo studio di Del Neri. Prima di Natale, infatti, i blucerchiati vivevano un momento di forma esaltante in una stagione condizionata da molti strappi e qualche calo, e in cui Giampaolo ha dato forma a un gruppo importante in grado di entrare nella storia di Genova, soprattutto per i due derby vinti, cosa abbastanza rara sotto la lanterna. Dicevamo, degli ex, e così è soprattutto dalla cintola in su. Basti pensare a un potenziale tridente offensivo formato da Bruno Fernandes a supporto di Luis Muriel e Fabio Quagliarella. 226 presenze complessive in bianconero e 50 gol in A per loro con la maglia dell'Udinese. Ed è l'esperto classe 83 Quagliarella a restare però sempre indiscutibilmente il riferimento offensivo. Basti pensare che di queste 50 reti bianconere ne ha messe a segno la metà, 25, a fronte delle 10 di Bruno e delle 15 del colombiano. Due che a Udine hanno avuto sprazzi gloriosi, ma soprattutto tante difficoltà. Non lo stesso si può dire di Quagliarella, che raramente in qualsiasi parte d'Italia ha mostrato scarso feeling con il gol. Quest'anno le difficoltà sono volate via con la chiusura della delicata questione personale che lo vedeva vittima di un pericoloso stalker, e la doppia cifra di gol, come consuetudine, è arrivata puntuale. Chi alla doppia cifra ci è arrivato con ancora più facilità e anche sostanziale incredulità di alcuni addetti ai lavori è Patrick Schick, amico e compagno di nazionale di Jakub Jankto. Crack della stagione sampdoriana, è già oggetto del desiderio di tantissime squadre con l'Inter capofila. Beh, di motivi per corteggiarlo ce ne sono molti: stessi gol di Quagliarella, con molti meno minuti in campo e segnati in tutte le maniere, sia di rapina in tutti i sensi, chiedere a Silvestre, sia con delle gemme incredibili, vedi gol alla Bergkamp contro il Crotone. Giampaolo ha provato a nasconderlo, ma il talento, come è successo proprio con Yankto, quando è grezzo, esce sempre allo scoperto. E ora i due si preparano a questo duello nel duello in una partita che si preannuncia comunque un degno spettacolo conclusivo della stagione alla Dacia Arena. E per quanto riguarda l'Udinese è tutto, noi ci rivediamo però più tardi per altre notizie di sport, quindi linea alla cronaca, linea a te Valentina Bearzi. Grazie Alice, torneremo dopo con lo sport. Adesso le notizie di cronaca, l'abbiamo sentito dai titoli, la novità di giornata, l'approvazione in Consiglio dei Ministri del nuovo decreto riguardante i vaccini, accedere ai servizi scolastici sarà obbligatorio, ovvero bisognerà vaccinarsi per accedere appunto alle scuole dalla nascita ai 6 anni. Ci racconta le novità David Zanirato. Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto legge che reintroduce l'obbligatorietà delle vaccinazioni per l'iscrizione a scuola. L'obbligo di vaccinarsi produrrà l'impossibilità di iscriversi al sistema scolastico 0-6 anni, come ha spiegato il Premier Gentiloni in conferenza stampa. La prima è quella di rendere obbligatori una serie di vaccini che finora erano semplicemente raccomandati. Tra questi ci sono il morbillo contro la meningite, che dal momento di approvazione del decreto diventeranno obbligatori. Gentiloni ha spiegato anche che il nuovo piano di vaccinazione entrerà in vigore in modo graduale, visto il sistema sanzionatorio e la necessità di aggiornare e coinvolgere le famiglie. L'obbligo è da 0 a 16 anni, 16 anni. Come si esplica questo obbligo? Si esplica in modo diverso. Da 0 a 6 anni l'obbligatorietà si esplica che se tu non rispetti l'obbligo non entri a scuola, né all'asilo nido né alla materna. Dai 6 ai 16 anni scatta
tutta una serie di misure per cui, uno, devi presentare il certificato a scuola delle vaccinazioni avvenute, oppure che sei in lista d'attesa su alcune vaccinazioni. Qualora tu non sei stato vaccinato, il preside, il direttore, deve segnalarti immediatamente all'ASL, l'ASL deve chiamare la famiglia, ti dà un tot numero di giorni per vaccinarti, ti mette a disposizione tutto, centro vaccinale, ragionamento con i genitori, eccetera. Qualora i genitori si rifiutassero di vaccinare i figli, ovviamente entrano una serie di sanzioni molto pesanti. E su questo tema delicato che ha suscitato tanti dibattiti abbiamo voluto sentire la professoressa di diritto costituzionale Elena D'Orlando. Sentiamo. Questo è un tema, tra l'altro, che dal punto di vista normativo è sempre stato abbastanza tormentato, perché per l'appunto si tratta di bilanciare situazioni giuridiche e soggettive che sono parimenti tutelate dalla Costituzione. La libertà individuale, in questo caso il diritto alla salute, e l'interesse collettivo. E il punto di equilibrio che alla fine il nostro legislatore ha trovato, dopo un percorso in cui anche più volte è intervenuta, prima ancora che la legislazione, la giurisprudenza anche della Corte Costituzionale, è stato quello di decidere che, allorché si decide che il trattamento sanitario obbligatorio, in particolare il vaccino, va imposto, ma provoca un danno alla persona, questo dà diritto ad un indennizzo. Il fatto dell'inserimento di un limite d'età per le vaccinazioni obbligatorie, che discriminante è? Anche qui la scelta del legislatore di fissare un limite d'età è una scelta di compromesso, probabilmente derivata da riscontri scientifici che considerano la soglia che poi il legislatore ha scelto una soglia ragionevole per imporre i trattamenti vaccinali. Passiamo alla cronaca. Il Tribunale di Pordenone ha condannato 11 imputati per il reato di bancarotta nell'ambito del processo per il crack della Fadalti di Sacile, azienda che all'epoca era leader nel settore dell'edilizia. Le pene più rilevanti sono per bancarotta fraudolenta, 4 anni e 9 mesi al presidente del CDA Piero Fadalti e all'amministratore delegato Alvise Faotto. E torniamo sui fatti di Milano, l'aggressione in stazione centrale, 2 feriti appartengono alla brigata pordenonese dell'Ariete. Andiamo a sentire che cosa è successo. Fortunatamente non sono gravi le condizioni dei 2 militari del 132esimo Reggimento Artiglieria Corazzata Ariete di Pordenone, accoltellati assieme ad un collega della Polfer nella serata di ieri da un italo-tunisino di 21 anni, mentre erano impegnati in un servizio di pattugliamento ordinario all'interno della stazione centrale di Milano. Dalle ultime informazioni, il più giovane dei 2, un 21enne, è stato accoltellato al collo, all'avambraccio destro e ad entrambi i fianchi. È tenuto sotto osservazione in ospedale, mentre il caporal maggiore scelto di 34 anni è stato ferito all'altezza della spalla destra. È stato dimesso oggi con prognosi di 7 giorni. Da quanto ricostruito dagli inquirenti, alla richiesta di esibire un documento di identificazione, il ragazzo, che al momento del controllo aveva le mani nelle tasche della felpa, con una mossa fulminea ha estratto 2 coltelli, cominciando a sferrare fendenti, colpendo l'agente e i militari. I PM dell'antiterrorismo milanese stanno facendo verifiche per capire se un profilo Facebook con nome Ismail Hosni, che contiene 1 o più video inneggianti all'ISIS, appartenga proprio al giovane arrestato. La procura ha inoltre chiesto alla GIP la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere. Il giovane è stato arrestato per tentato omicidio, ma i PM hanno aperto un fascicolo a suo carico con l'ipotesi di terrorismo internazionale. Sullo sfondo si è infiammata la polemica politica con lo scontro tra il sindaco di Milano Sala, che ha promosso per domani la marcia per i migranti, e il governatore della Lombardia Maroni. Dal canto suo, il presidente del Senato Grasso ha invitato tutti a non enfatizzare l'episodio. Torniamo in regione, accoglienza negata per i 26 migranti che si sono resi protagonisti di una maxi rissa qualche giorno fa al CARA di Gradisca di Isonzo, situazione sempre più difficile in provincia, oltre 1000 i migranti presenti e sono stati rafforzati anche i controlli di polizia. Vediamo. Linea dura nei confronti dei 26 richiedenti asilo che hanno fomentato la maxi rissa al CARA. Prefettura e Questura di Gorizia hanno revocato ai 15 afghani e agli 11 pakistani responsabili dei pestaggi l'accoglienza nella struttura di Gradisca.
i 26 hanno così perso ogni diritto a essere ospitati al CARA e a usufruire di vitto alloggio, mentre saranno le commissioni territoriali a valutare caso per caso le loro richieste di asilo. Al CARA, che continua a ospitare oltre 500 migranti, è stato peraltro potenziato il presidio da parte delle forze dell'ordine. Massima attenzione anche a Gorizia, dove hanno ampiamente superato quota 400 i migranti accolti. Non a caso, la notte scorsa, sono stati predisposti servizi straordinari di monitoraggio delle strutture d'accoglienza, coinvolgendo la polizia, i carabinieri e la Guardia di Finanza, con l'unità cinofile antidroga. In particolare, nella struttura gestita dalla Caritas in via Grabizio, sono stati controllati 126 migranti, di cui 3 risultati irregolari. Per alleviare la situazione di Gorizia e Gradisca, dove negli ultimi giorni si sono intensificati soprattutto gli arrivi in treno, portando i migranti a superare il migliaio, il Ministero dell'Interno ha disposto su richiesta della Prefettura il trasferimento di 100 richiedenti a strutture di Emilia-Romagna e Lazio. Rigetto dell'appello e conferma della sentenza di condanna all'ergastolo, la richiesta della pubblica accusa nel processo in corte d'assise a Trieste nei confronti di Abdelhadi Lamar, il marocchino che nell'aprile 2015 a Pordenone uccise la moglie e sgozzò la figlia di soli 6 anni. La parte civile si è limitata a associarsi alle richieste della procura. Un cittadino austriaco di 59 anni è morto nel pomeriggio precipitando da uno degli alberi della propria barca dove stava eseguendo lavori di manutenzione nella zona industriale di San Giorgio di Nogaro, sulle dell'Aussacorno. E rimaniamo invece nell'Isontino. Una banda di 6 spacciatori è stata sgominata dai carabinieri di Gorizia e Monfalcone nell'ambito dell'operazione denominata Tornado. Nelle perquisizioni la droga è stata trovata anche all'interno, ad esempio, di libri. Usavano i libri per nascondere la droga, ritagliando uno spazio all'interno delle pagine. Una banda di spacciatori è stata sgominata dai carabinieri del Comando Provinciale di Gorizia e della Compagnia di Monfalcone, oltre che dalla Polizia della Città dei Cantieri, nell'ambito dell'operazione Tornado. Nei guai sono finiti 6 goriziani di età compresa tra i 27 e i 57 anni, di cui uno è stato arrestato, tutti accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini sono arrivate a una svolta lo scorso marzo, con l'arresto del principale indagato, un 59enne fermato vicino a casa nel capoluogo isontino e trovato in possesso di cocaina e hashish, confezionati in 8 dosi, oltre che di 2.900 euro in banconote da 50. I carabinieri e la polizia hanno poi perquisito le abitazioni dei 6 indagati, trovando anche abilmente occultati nei libri la droga, ovvero 10 grammi di cocaina, 100 di hashish e 15 di marijuana, oltre a 15 piantine di marijuana e un bilancino di precisione. Andiamo ora nella bassa, parliamo di Cervignano, della riqualificazione dell'area dell'ex caserma Pasubio. Oggi è stato firmato un importante protocollo in regione, vediamo di cosa si tratta. Servizi sanitari, scolastici, di housing sociale caratterizzeranno in futuro a Cervignano l'ampia area dell'ex caserma Pasubio, sulla quale Regione e Comune hanno sottoscritto un protocollo d'intesa che di fatto apre, come spiegato, la fase operativa del suo recupero. Intanto è un impegno molto chiaro fra istituzioni ad una collaborazione su un progetto estremamente complesso. Stiamo parlando del recupero e la riqualificazione di 11 ettari all'interno, nel cuore della città di Cervignano, più o meno stiamo parlando di 11 campi da calcio, e quindi vogliamo non consumare il suolo, riqualificare quel suolo che è già stato consumato e dare degli obiettivi molto chiari che abbiamo individuato nel housing sociale, e quindi la necessità veramente di realizzare immobili, appartamenti non a libero mercato, ma che poi possano essere, a cui possano accedere quelle persone che non accedono all'edilizia popolare ma non riescono neppure ad acquistare appartamenti sul mercato libero. Dall'altra, importante, lì si concretizzerà la presenza del distretto sanitario e quindi verranno anche implementate le funzioni della sanità territoriale. Terzo, non meno importante, vengono collocati lì gli istituti scolastici, in particolare il Comune di Cervignano è tra i 4 comuni della regione che è riuscito ad aggiudicarsi un importante finanziamento nel progetto della Buona Scuola a Roma, e quindi faremo di quel luogo veramente un luogo con multifunzioni, multiservizi, al servizio non solo di Cervignano ma anche dell'Interland.
Rispetto alle fasi, attualmente le tempistiche previste, cosa si può dire? Beh, intanto per quanto riguarda la scuola c'è il concorso di idee che si sta completando presso il MIUR, poi il progetto che vince sarà il progetto messo a disposizione del Comune, il quale potrà avere la facoltà di continuare con quei progettisti o con altri, ma insomma inizierà il processo di realizzazione. Per quanto riguarda la parte sanitaria, l'azienda sanitaria ha già fatto un studio di fattibilità preliminare e ora stanno facendo la valutazione nella commissione di valutazione per procedere poi con la progettazione vera e propria. Per quanto riguarda l'housing sociale, siamo già nella fase nella quale cerchiamo appunto i soggetti con i quali fare alleanze su questo tipo di strutture. Torna all'attivo il bilancio di Fincantieri, è stato approvato oggi e oggi proprio è stato firmato anche un accordo per l'acquisizione della STX France. Il bilancio della rinascita. Così l'amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono, ha definito il rendiconto che segna il ritorno all'attivo del colosso cantieristico dopo il rosso del 2015. L'approvazione del bilancio, caratterizzato da un ritorno all'utile di 14 milioni di euro, arriva peraltro nel giorno in cui Fincantieri ha firmato l'accordo da 80 milioni di euro per acquisire il 66,66% dei cantieri navali di STX France. Un'operazione che fa crescere ancora il colosso navalmeccanico italiano, portando a 36 miliardi di euro l'attuale carico di lavoro per i prossimi anni. L'operazione con i francesi è stata salutata dal ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda come un grande esempio di politica industriale europea, che darà vita a un campione globale del settore della navalmeccanica e della cantieristica. Bono ha peraltro rimarcato gli azionisti: dobbiamo crescere, perché la sfida per il futuro è spingere ancora di più sulla strada del consolidamento dell'industria europea. Ma non basta, perché nel frattempo Fincantieri guarda anche alla Cina e all'Australia. Sarà Gigi Del Neri, il mister dell'Udinese, il destinatario del premio Itinerania 2017. Il riconoscimento verrà assegnato il 1° giugno prossimo a San Giorgio di Nogaro. Andrà a mister Gigi Del Neri, l'allenatore dell'Udinese, il premio Itinerania 2017, il riconoscimento che viene assegnato per meriti speciali al personaggio che più si è distinto nel territorio della Bassa Friulana. La cerimonia di consegna è in programma a Villa d'Ora, a San Giorgio di Nogaro, giovedì 1 giugno. Nella prima giornata di Itinerania, eventi tra gusto e arte, organizzata dai comuni di San Giorgio, Carlino, Castions di Strada, Marano, Muzzana, Porpetto e Torviscosa. Oltre 80 stand e 5 piazze con musica ed enogastronomia trasformeranno fino al 4 giugno la cittadina in un caleidoscopio di iniziative. Oltre all'orgoglio è una grande opportunità per tutti gli operatori del territorio che espongono, che si sbizzarriscono nel presentare i loro prodotti sia dal punto di vista enogastronomico che dal punto di vista imprenditoriale e soprattutto artigiano. E oltre a questo è un'occasione per valorizzare la cultura locale. È un antesignano di quella che è la collaborazione che deve esserci, perché la promozione del nostro turismo non può avvenire per singole località, ma deve avvenire in un sistema integrato e omogeneo, soprattutto che ha dei riferimenti culturali, enogastronomici e paesaggistici, di tutto quello che vogliamo, ma che comunque deve rappresentare un'area sufficientemente vasta. Torniamo a Udine perché arriva il grande mercato europeo del commercio ambulante in Giardin Grande dal 26 al 28 maggio, Piazza Europa. Oltre 150 gli stand che proporranno prelibatezze gastronomiche e prodotti artigianali provenienti da tutta Europa e dal mondo. Queste le parole dell'assessore Venanzi. Abbiamo voluto confermare la vocazione a ospitare grandi eventi di Piazza Primo Maggio e risposto a una precisa richiesta degli organizzatori che preferivano essere collocati in un unico sito. Sarà infatti in programma dal 26 al 28 maggio in Piazza Primo Maggio la sesta edizione dell'evento organizzato dalla FIVA Confcommercio. L'atteso appuntamento, patrocinato dal Comune, metterà in campo un parterre con oltre 150 stand e bancarelle provenienti da tutta Europa e dal mondo, pronti a presentare nuove specialità e nuovi sapori. La manifestazione, che durante i 3 giorni in programma sarà aperta dalle 9 alle 24, ricordiamo, sarà in un unico sito. E stanno rommando da questa mattina i motori di centinaia di bikers a Lignano Sabbiadoro. È scattato infatti il 31esimo Biker Fest, l'appuntamento dedicato al mondo custom che è in programma sino a questa domenica.
Con il taglio del nastro è partita la 31esima edizione della Biker Fest a Lignano. Franchi, tre giorni tutti da vivere. Tre giorni fantastici, sicuramente. Abbiamo tantissime novità, quindi il muro della morte innanzitutto, gli stuntman qua di fuori, il sole, perché questo non è una novità, però io l'ho portato. Tre giorni fantastici, moto, birra da mangiare, da vestire, donne, pullman, tutto quello che voi potete chiedere qui c'è. 31esima Biker Fest e non dico poco. Tre giorni intensi, arriveranno un po' da tutta Europa, attesi circa 15.000 persone. Sì, sì, da tutta Europa, dal nord Europa, quindi Germania, Austria, Francia, che so io, Svizzera, ovviamente dall'Italia. Questo, per questo grandissimo raduno, 15, anche 20.000 moto già l'anno scorso sono state più che registrate. Domenica ci sarà anche la Reunion Car, quindi auto americane per tutti, anche sulle 200 auto americane abbiamo. Tre le location, qui a Luna Park, poi lo Stadio Tegel e Terrazza Mare. Fantastico, è vero, Terrazza Mare dove c'è un grandissimo bike show, dove si svolge anche l'AMD, quindi riconosciuto a titolo mondiale. Poi abbiamo qua così lo stadio dove ci sono i demo ride, dove ci sono le grandi case che presentano le loro moto, dove c'è la Bridgestone che presenta le sue nuove gomme per la Harley Davidson, dove potremo goderci veramente appieno cosa vuol dire essere un motociclista. E adesso ritorniamo a parlare di sport. Alice Mattelloni. Grazie Valentina, perché dobbiamo parlare di basket, dobbiamo parlare di GSA, perché proprio ieri a Feletto Umberto si è tenuta la conferenza stampa del patron bianconero Alessandro Pedone, che ha fatto il bilancio sulla passata stagione e ha definito le strategie per la prossima. È stata ieri una giornata di bilanci e presentazioni in casa della GSA APU Udine, che nella sede della direzione generale della società del presidente Pedone a Feletto Umberto, davanti a una folta platea di sponsor, istituzioni e giornalisti, ha permesso di fare il punto della situazione sulla stagione conclusa, tracciando anche la direzione per la prossima stagione. Io credo che l'essere andati a Cividale ci abbia reso più friulani e questa cosa era un altro passaggio che andava fatto, cioè prima o poi questa iperudinesità andava un pochino, no, come si può dire, svecchiata, mettiamola così, andava un pochino rivista in chiave moderna. Ecco, bene, adesso io credo che la squadra che mi onoro di presiedere sia meno udinese e più friulana, è più rappresentativa dell'intero Friuli, cosa che all'inizio non avevamo neanche l'ardire di pensare di riuscire a ottenere. Quindi il passaggio per Cividale è stato fondamentale anche in questo senso. Quindi arriviamo con un bagaglio di 2500 persone e quindi l'asticella va assolutamente alzata su un impianto da 3850 posti a sedere. Io credo che potremo certamente centrare i 3000-3200 medi per poi fare un assoluto end plan in quello che secondo me, Lino, tanto per non darti pressione, è il risultato minimo dell'anno successivo, che saranno certamente i playoff. Perché ce li meritiamo, perché li abbiamo assaporati, li abbiamo assaggiati, annusati e adesso è il momento di andarceli a prendere, anche perché io li sto guardando i playoff e anche tu, ci siamo capiti? Se noi fossimo entrati a questi playoff eravamo una brutta gatta da pelare per chiunque, per la condizione di forma in cui ci potevamo entrare. Nell'occasione, oltre a delineare i dettagli della campagna acquisti che sta vedendo impegnata la società bianconera, interessata soprattutto al rinnovo di Stan Okoye e all'acquisizione del pivot siciliano di proprietà di Sassari, Pellegrino, è stato presentato anche il nuovo responsabile tecnico del settore giovanile bianconero, quel Paolo Montena, che dopo aver lavorato a Monfalcone, Trieste, Pordenone e Codroipo, arriva finalmente nei quadri tecnici della società friulana, portando tutto il suo bagaglio di esperienza. Montena lavorerà a stretto contatto con Mauro Rosso, che mantiene la carica di responsabile dirigenziale del settore giovanile bianconero. E con la GSA terminano i servizi di oggi. Io, come ogni venerdì, vi ricordo l'appuntamento alle 21 col Friday Night Live. E ripasso la linea a te, Valentina, per il meteo.
Grazie Alice. Allora, le informazioni riguardo alle previsioni per questo fine settimana: domani cielo in prevalenza nuvoloso con piogge in genere moderate ma che localmente potranno essere abbondanti, specie sulla fascia prealpina. Sarà probabile anche qualche temporale, specie su pianura e costa, e farà anche più fresco, ma il sole e il bel tempo ritorneranno fortunatamente domenica. E con questo è tutto, noi vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo una buona serata in compagnia di Udinese TV.